compagnia di Guglielmo Calcerano dei Verdi, che è candidato alle primarie del centro-sinistra per la presidenza del settimo municipio. Intanto vediamo l'autobus che sta passando qui a Via Albalonga. Ecco, gli chiediamo ovviamente il significato politico e anche in prospettiva della stabilizzazione di questa diciamo sistemazione viaria su questa strada. Allora, questa è stata un'iniziativa, voglio premettere che non è una cosa che abbiamo seguito in particolare noi Verdi, perché non vogliamo mettere il cappello sopra le iniziative degli altri, quindi bisogna ringraziare soprattutto i comitati. Io sono qui per manifestare però il nostro supporto a iniziative di questo tipo, perché una viabilità più semplice, più logica, è utile anche per consentire un miglior traffico dei mezzi pubblici. Infatti grazie alla doppia corsia qui sarà possibile per gli autobus servire anche questa zona. Ovviamente come Verdi fa parte del nostro programma l'incentivazione della mobilità sostenibile, la mobilità integrata bici, ferro e gomma, e non posso che ringraziare i ragazzi del comitato che si sono impegnati per questa iniziativa. Speriamo che ce ne siano altre. Adesso c'è un'altra questione che riguarderà dall'altro lato, diciamo, di questo quadrante, via La Spezia, dove c'è recentemente il Consiglio Comunale ha approvato una delibera sulla pedonalizzazione. Speriamo che ci siano più aree pedonali, più zone 30, più ragionamenti su come si può migliorare la qualità della vita dei cittadini anche con piccoli accorgimenti di buonsenso come questo. Grazie a Guglielmo Calcerano.